esattamente? Secondo me non è possibile muoversi solo su una partizione amministrativa come quelle delle province. Bisognerebbe essere in grado di identificare quali sono le grandi correnti dei traffici ed anche dei movimenti di popolazione, perché durante questo periodo in realtà si avvia un fenomeno che si svilupperà in realtà solo molto più avanti, negli anni 50, di trasmigrazione delle popolazioni, perché questa è la fuga dal territorio verso altri territori, per certi versi sembra segnare già quello che succederà poi negli anni 50, cioè l'afflusso verso le grandi città, la ricerca, che è un afflusso, intendiamoci, dettato dalle necessità, perché le risorse alimentari vanno alle città, le campagne vengono impoverite, anche se poi c'è la leggenda che i contadini stanno bene, ma questa è solo una visione ingenua e ridicola, cioè uno pensa che nelle campagne uno allunga la mano, tira giù la mela e se la mangia, no, le cose non stanno esattamente così, anzi nelle campagne spesso la fame è molto più dura che nelle città, anche perché poi quello che manca sono gli zoccoli, sono le scarpe, cioè, gli zoccoli sostituiscono le scarpe, qualche volta non ci sono neanche gli zoccoli, che non sono facili da reperire in questi periodi. Quindi questa è una differenza fondamentale rispetto all'idea che c'è dell'Italia e alle partizioni geografiche tradizionali. Nell'Italia centro-settentrionale, mm-hmm, i posti dove la Repubblica Sociale può esercitare un minimo di governo sono quelli accentrati attorno ai grandi centri urbani. I grandi centri urbani. Al di là di quelli ci sono solo momenti di dominio non molto saldo. Ci sono possibilità di intervenire su alcune aree contadine, strappando tutto il possibile ai contadini e ai consumi locali, ma complessivamente sono solo le aree urbane dove la Repubblica Sociale, a mio avviso, da quel che ho capito, può esercitare un dominio diretto e può anche ricavare delle risorse. Questo è in qualche modo una contraddizione in termini, perché le risorse in quel momento più importanti erano quelle alimentari e le aree industriali possono fornire un minimo di supporto dal punto di vista, che so io, delle industrie degli armamenti, ma sono cose sempre molto aleatorie per via dei bombardamenti e per via di una diminuzione palese della produttività, perché gli operai si parte per un fatto fisico, cioè questi muoiono di fame, quindi non hanno più l'energia per lavorare come era ai tempi degli inizi della guerra, con turni esasperati, eccetera, però che producevano. E poi c'è una volontà chiara, un rifiuto chiaro di continuare a lavorare per la Repubblica e per i tedeschi. Questo è un fatto molto importante e che qualifica questa fase della Repubblica Sociale.